rendendo conto che le stavo veramente a cuore, ha evitato che diventassi un portabara. Non puoi immaginare quanto mi dispiace. Qualcuno mi sta parlando? Io non ho sentito niente. Oh no, papà è diventato sordo! No, brutto imbecille, ti sto ignorando! Mi hai fatto perdere gli ultimi momenti preziosi della vita di Bea. Non ti rivolgerò mai più la parola. Io non ho un figlio! Oh, Bea. È stata una bellissima cerimonia, vero, signor Simpson? Ah, chi cacchio sei? Lionel Lutz, avvocato. Sono l'esecutore del patrimonio di Beatrice Simmons. Signor Simpson, Bea era una donna ricchissima e si tenga forte, ha lasciato tutto il suo patrimonio a lei. Davvero? Ma c'è una condizione. Lei deve trascorrere una notte in una casa infestata dagli spiriti. È solo uno scherzo, è solo uno scherzo. Ecco a lei un bel assegno circolare di 106.000 dollaroni da godersi come meglio crede. Alzo, sono commosso. 106.000 dollaroni? Ta-da, signor Simpson. A proposito, vecchietto mio, mi occupo di testamenti. Facciamo così, ti do questa penna con sopra il mio numero di telefono. Sembra proprio un sigaro, non è, Gagliarda? Pronto? Pronto? Medico! Papà! Papà, il telefono ce l'ho qui in mano! Oh, papà, sapevo che mi avresti perdonato. Io non ti ho perdonato. Ho appena ereditato 106.000 dollaroni e morivo dalla voglia di dirti che non avrai neanche un misero centesimo! Oh, cacchio!